Normandia 2023, siamo con Gianluca Busacca, uno dei soci di Nebro di Nero, Santa Domenica Vittoria Messina, che ci parla un po' dei salumi che ha portato qui a Normandia, prego. Sì, una cooperativa agricola fatta da 7 soci che ha attualmente 500 maialini, per cui non ero benedetto. Ci troviamo all'interno del Parco dei Nebrodi, una riserva naturale della Sicilia, in provincia di Messina. 500 maialini, tutti allo stato brado, che corrono e pascono e truffolano all'interno di un parco di 144 ettari, di piante, tutto bosco, semiprato, quindi la possibilità di poter vivere allo stato della natura. E allevati e prodotti all'interno del salumificio che si trova all'interno dello stato del Parco dei Nebrodi. Quindi noi alleviamo e produciamo tutto esclusivamente una razza di suino autoctona, 2 anni di selezione, il vero suino dei Nebrodi. All'interno vi sono anche 50 asine ragusane, tutte rassegnate, e da cui produciamo la mortadella d'asina con l'artello di suino nebro. Queste sono un po' le caratteristiche peculiari del nostro prodotto. Un prodotto che ha molto omega 3, quindi un lardo buono, non certamente grasso, soprattutto particolarmente dolce. Produciamo 16 prodotti, dalle 4 tipi di mortadelle, da asina. Possiamo prenderle che le facciamo vedere? Giuseppe, puoi prenderne 2 o 3 prodotti da far vedere? Il lardo, mortadelle, faccetta rotolata, salame, tutto con stagionatura naturale. Abbiamo le celle frigo che ogni mattina autonomamente prendono e prelevano l'aria da fuori del bosco, che poi ne rappresenta per il prodotto un valore aggiunto. Vediamo i prodotti. Questo per l'occasione sta tagliato a 250 grammi, da 250 a mezzo chilo, i nostri prodotti sono da 8 kg a 2 kg ed è un prodotto che racchiude tutte le bellezze della Sicilia, perché prendiamo il pistacchio velo di fronte, il salame è prodotto dal suino nero dei Nebrodi, quindi una realtà piccola, artigianale, ma ci auguriamo con un grande futuro e soprattutto della bellezza, della naturalità del prodotto. Perfetto, poi? Poi vi sono il lardo, anche in questo caso, la parte del suino, il lardo del suino nero, esclusivamente del suino nero, il salame e salamino con stagionature da 6 mesi a 40 giorni. Poi abbiamo il patè di suino nero, anche in questo caso. Questo va spalmato sul pane? Siamo riusciti a realizzarlo in grado di poterlo spalmare sui crostini, quindi si spende bene anche per... E poi è un prodotto che rispetto al nostro concorrente, l'anduja calabrese, non ha quel piccante eccessivo che... Quindi è un prodotto che va bene anche sulla pizza, per esempio? Assolutamente sì. La nostra ristorazione, l'Oreca, lo stanno utilizzando molto come sia sui taglieri che sulle pizze ormai di gourmet. La parte poi vi è la nostra porchetta, tronchi di porchetta, anche questi. Sono piccoli pezzi perché il nostro maialino dei Nebrodi è un maialino piccolo, quindi sì, non sì. Cresce particolarmente. Sì. E per allevarlo ci stiamo un anno e mezzo per arrivare a circa 110-120 kg, in maniera tale che ovviamente poi si possa produrre un prodotto di qualità e un prodotto che ovviamente ha una storia, che è quello del suino nero esclusivamente del Nebrodi. Grazie, buon proseguimento, grazie mille. Grazie.